Con Lella? Benissimo, benissimo. Sono le cose, questa è la cosa, la versione ufficiale. Cioè, gli attori quando parlano dei colleghi di lavoro sul set oppure in teatro dicono sempre, anzi devono dire sempre che si sono trovati benissimo. Invece nel mio caso in realtà mi sono trovato, non mi sono trovato benissimo, mi sono trovato stra benissimo, perché nel suo caso Lella è un caso veramente di artista speciale sotto tutti i punti di vista. Lo dico sempre ogni volta che me lo chiedono, però per lei sta diventando anche noioso sentirmelo dire, però a differenza di tutte le attrici di nome, attrici importanti, è una persona con cui ci si può rapportare in maniera completamente franca, soprattutto in sede di prova, e questo permette che lo spettacolo lieviti, che i personaggi possano incrociarsi, scambiarsi delle relazioni vere, e quindi è stata una scoperta straordinaria. Lo sospettavo che ci saremmo trovati così bene, e devo dire che questo testo io l'ho apprezzato già alla lettura, ma quando mi hanno detto che Lella sarebbe stata Iris, è stato per me uno stimolo straordinario. Io sono stato scelto perché lei, essendo abituata a fare dei monologhi, non difficilmente fa spettacoli in cui si rapporta direttamente con un altro attore. Quindi io sono stato scelto in quanto topolino da esperimento, fondamentalmente. Quindi io sono stato messo dentro una stanza sterilizzata, ho passato una ventina di giorni così per capire se potevo ricevere tutto questo, se ero in grado poi di dare delle reazioni scientifico-teatrali comprovabili e attendibili, cioè qualcosa di molto più del metodo Stamina, capisci? Cioè, che potesse avere, diciamo, un'attendibilità scientifica senza dubbi, e così è stato. Io sono ancora vivo e quindi si può fare. Sì. Lei adesso sa che può recitare con altri. Per me, io ne ho passati di tutti i colori, nel senso che diciamo che invece a me, io ho fatto proprio, ho iniziato facendo la gavetta al Piccolo Teatro di Milano, quindi ho visto passare davanti a me i mostri sacri, con cui non mi potevo azzardare neanche a far così, giustamente, da un certo, dal loro punto di vista, proprio perché si trattava di questo che ti dicevo prima, cioè è un atteggiamento che un po' fa parte del principio del capocomicato, no? In Italia veniamo da quel teatro lì, per cui insomma ci sono delle gerarchie, non ti dico militari, ma insomma. Devo salutare il Teatro Astra, sì. E beh, perché che bisogno c'è di salutarlo? C'è tanta gente che ho visto fuori, salutiamo anche tutti loro, nel senso che è un bel miracolo vedere un teatro in un luogo così. Hanno dato la mezza, eh? Quindi io le dovete andare fuori dalle balle, se si può dire, insomma, fondamentalmente. L'hanno fatto anche con una certa prepotenza. Dicevo che in una provincia, in fondo anche così di passaggio, no? Per certi versi, trovare una realtà teatrale così importante, così strenua nel suo ostinarsi a fare una programmazione come quella che ho visto, c'è da fare i complimenti, quindi più che un saluto faccio un ringraziamento al Teatro Astra e al suo pubblico.